Eccoci di nuovo assieme in diretta ad ore 7, al momento dell'ospite. Parliamo di un evento che si terrà a breve a Cividale del Friuli, la White Run, con Francesco Grattoni, tra gli ideatori e gli organizzatori di questa corsa, che non è solo una cosa, siamo entrambi di bianco oggi, quindi possiamo essere due testimonial. Come nasce la White Run? Buongiorno. Buongiorno innanzitutto. La White Run è nata come idea di un gruppo di amici un po' folli, amanti della corsa e non solo, per coinvolgere un po' le persone, anche quelle meno avvezze alla corsa e quindi all'attività fisica, a scendere in strada, a mettersi un paio di scarpette di ginnastica ai piedi e camminare, passeggiare o correre, per chi vuole, all'interno dei centri cittadini. Come mai avete scelto Cividale del Friuli? Beh, Cividale rappresenta un patrimonio culturale della nostra regione. L'idea era appunto quella di valorizzare quelli che sono i punti di forza a livello sia storico che culturale appunto della nostra regione e farli conoscere anche ad un pubblico sempre più vasto. L'idea ci è venuta appunto, essendo anche patrimonio UNESCO, di coniugare un po' il divertimento con la cultura e quindi far conoscere sempre ad un pubblico più vasto le nostre bellezze. Abbiamo visto nel video una corsa sotto la pioggia che fa riferimento a 2 anni fa. A 2 anni fa, esatto. La pioggia vi ha un po' messo in crisi. A livello di partecipazione c'è stata un'ottima partecipazione, purtroppo la pioggia ha fatto il suo perché c'è stata una botta di 8 gradi poi alla partenza, quindi il 2 di settembre non era proprio il massimo. Quest'anno abbiamo deciso di anticipare e speriamo che il tempo sia clemente, ma mi sembra che si vada in una direzione ottimale da quel punto di vista. Quindi appuntamento il 22 giugno. Nel vostro sito White Run si può scoprire il programma e ricordiamo che non è solo una corsa, ma è un contenitore, una grande festa, musica. Raccontiamo come si sviluppa. Esattamente come dicevi appunto tu, White Run non è solo una corsa, non è solo una camminata in bianco, ma è un contenitore di eventi che vuole far vivere un po' un'esperienza all'interno del village che abbiamo costruito fronte ex stazione dei treni a Cividale, quindi proprio all'ingresso di Cividale, non si può sbagliare perché ci sarà proprio un impatto visivo. E abbiamo creato e messo in pista una serie di eventi appunto per coinvolgere, oltre ai partecipanti, anche i semplici curiosi, a quelli che non vorranno correre e vorranno solo divertirsi con le varie situazioni che abbiamo realizzato. E due fra tutte, l'inaugurazione il venerdì sera del nostro village con alle 21:30 il concerto degli XS. E alla fine della 5 km, quindi all'arrivo, il sabato sera dalle 22, la festa con Radio Company, il Company in Action, aperta veramente a tutti e quindi con la possibilità di divertirsi fino a tarda sera. Poi troverete street food, open bar, esibizioni, animazione per bambini, quindi veramente ce n'è per tutti e per tutti i gusti. E non vi svelo alcune esibizioni che abbiamo messo in piedi molto molto particolari e vi invito a venire a vederle perché veramente lasceranno a bocca aperta i presenti. Invece i nostri telespettatori fino adesso hanno visto quello che è il percorso della White Run. Ricordiamo, sono 5 chilometri se non sbaglio. Sì, sono circa 5 chilometri, tutti all'interno di Cividale, difatti ringraziamo per questo anche l'amministrazione comunale che patrocina l'evento e che ci ha dato appunto questa grande disponibilità e che andrà a toccare quelli che sono i punti più importanti della città ducale, quindi il Tempietto Longobardo, Piazza delle Donne, tutta la serie di vicoli e borghi più caratteristici di questa cittadina e quindi per far conoscere, oltre che per far vivere ai residenti un'esperienza nuova all'interno della loro città, anche per far conoscere a chi viene da fuori questa realtà. È un modo per promuovere e valorizzare il territorio che poi camminando lo si riesce proprio a vedere nel miglior modo possibile. Esatto. Però l'apertura appunto del White Village è alle 11, la partenza della White Run è la sera alle 19, stiamo più freschi così stiamo si dice. Più freschi, poi il bianco non attira il caldo, quindi ancora meglio.
È alle 19 perché appunto durante tutta la giornata ci saranno una serie di eventi all'interno del village e anche all'esterno, ma ripeto che non voglio svelare nulla, per appunto creare una giornata di festa e accompagnare tutti curiosi e partecipanti all'inizio, verso l'inizio della 5 chilometri che sarà appunto dalle 18 alle 19. Ci si veste in bianco in modo originale e creativo, ho visto nelle foto parrucche, ho visto un po' di tutto, esatto. Insomma è un modo anche per divertirsi e trovare, sostanzialmente provare, è quello, no? Esatto, la creatività, noi tra l'altro metteremo in palio dei premi per il gruppo più numeroso, premieremo la creatività, quindi abbiamo e continuiamo a invitare tutti i partecipanti a dare proprio sfogo alla loro fantasia. E 2 anni fa abbiamo visto veramente delle situazioni molto molto divertenti e speriamo quest'anno appunto, ma vedendo le prime richieste anche che ci arrivano e le prime domande, direi che prometterà bene anche quest'anno. Perché c'è ancora la possibilità di prenotarsi. C'è ancora la possibilità di iscriversi sul nostro sito thewhiterun.com oppure fino al giorno stesso della gara in loco. I gruppi non si potranno iscrivere il giorno della gara perché si vuole iscrivere in gruppo. Sì. Bisogna farlo online, però i ritardatari dell'ultimo minuto potranno iscriversi. Potranno aggiungersi il giorno stesso. Proprio all'ultimo minuto. E le vostre aspettative anche dal punto di vista numerico, se avete degli obiettivi? Obiettivi è una manifestazione che comunque noi pensiamo e vedendo anche da quella che è la risposta porterà migliaia di persone a transitare nell'arco della 2 giorni all'interno appunto del village e all'interno di Cividale. Poi il tempo ovviamente farà la sua parte perché molti aspetteranno anche l'ultimo minuto, come giusto che sia, per vedere le previsioni del weekend, perciò abbiamo buone aspettative. Comunque anche perché ricordo che per quanto riguarda le iscrizioni, una parte dell'incasso abbiamo deciso di devolverlo all'associazione fondata dai membri dell'Arma dei Carabinieri Settembre in Vita per sostenere poi il progetto di cui fanno parte dell'ampliamento del pronto soccorso pediatrico di Udine. È importante questo. Quindi bravi, sì. Non è una manifestazione benefica, però siamo convinti che quando c'è spazio per il divertimento c'è spazio anche per fare del bene. E quindi abbiamo deciso di dare una mano anche noi. Comunque d'estate ci si diverte, prendono in via diverse manifestazioni. Questa è la White Run, c'è la Colorang a Lignano, cena in bianco a Udine, mi ricordo, per cui il colore è sempre vivo d'estate. Ma questa può essere un evento che appunto ritorna a Cividale perché c'è stata una pausa lo scorso anno, ma può essere itinerante, cioè di anno in anno ci si può spostare? C'è la possibilità? L'evento è nato proprio per questo. Ah, ecco. Quindi è un evento itinerante che vuole appunto valorizzare i centri storici e anche diciamo coniugare quello che è l'aspetto culturale con quello che è l'aspetto ludico. E quindi far conoscere diverse realtà, partendo poi dalla nostra regione, perché noi, anche se siamo nati come semplice community su Facebook, a livello nazionale, community di runner, però siamo friulani. Quindi comunque partiamo dal nostro territorio e cerchiamo di valorizzare al meglio le nostre bellezze e farle conoscere. Quindi Cividale è la tappa, diciamo, capofila e da qui si partirà verso un itinerario che porterà sempre più posti a vestirsi di bianco. Quindi avete già delle idee per le prossime edizioni o attendete questa per poi? No, in realtà abbiamo già dei contatti, delle richieste, però seguiteci, perché comunque ci saranno delle sorprese. Il vostro sito internet, avete anche una pagina Facebook, immagino siete sui abbiamo social. Abbiamo una pagina per chi Facebook, volesse, ecco. Esattamente, per chi avesse delle domande, volesse avere delle informazioni di più, oppure volesse ancora iscriversi, appunto c'è il nostro sito internet, c'è un numero verde dedicato, l'800, che non me lo ricordo a memoria, l'800 14 55 10, e quindi per chi volesse avere delle informazioni ulteriori sulla corsa o vedere anche le foto della passata edizione e perché no, prendere spunto anche per qualche travestimento,
pagina Facebook e sito internet. Anche perché è per, alla portata di tutti, famiglie, bambini. Vedo anche un cagnolino bianco qui. Assolutamente sì, infatti ci stanno scrivendo in molti se potranno portare anche i propri animali domestici. L'importante che siano bianchi. L'importante che siano bianchi, una mano di bianco. però sì, è veramente aperta a tutti, tra l'altro i bambini sotto i 10 anni partecipano gratuitamente, quindi vuole essere proprio una festa per gruppi di amici, famiglie, amanti degli animali, per tutti quanti. In quanti siete nell'organizzazione? Quanto lavoro ci sta dietro per organizzare un evento così? Beh, noi siamo partiti come, diciamo, capofila di questa community, siamo in tre, poi però abbiamo il direttore artistico Luca Bernardis, abbiamo vari collaboratori, abbiamo l'associazione Vallimpiadi che ci ha dato una grossa mano per la messa a terra dell'evento. Quindi c'è una struttura e una macchina organizzativa alle spalle, nata 2 anni fa, che poi nel tempo ovviamente si è affinata e che da mesi sta lavorando per questo progetto. Quindi... Dalle iscrizioni ad oggi, tante persone Mario Cividale, dei paesi limitrofi, Udine, ma arrivano anche persone da fuori? Regione. Arrivano molte persone da fuori, dal Triveneto, abbiamo avuto ultimamente un gruppo che si è iscritto addirittura da Roma. Ah! Però. Sì, e quindi è questo un modo, appunto, ci conforta perché vuol dire che è un modo vincente anche per far conoscere, appunto, come dicevo, le nostre belle realtà anche a gente che magari arriva qui di passaggio o decide di passare una vacanza nei posti limitrofi, che però quel giorno verrà a fare festa con noi. Quindi è un modo anche per fare turismo, esattamente. Davvero. Quindi immagino che l'amministrazione di Cividale sia davvero contenta di questo evento. Speriamo di sì, comunque si dà la loro risposta, direi di sì. Io ringrazio Francesco Grattoni, tra gli organizzatori della White Run di Cividale. In bocca al lupo, ci sarà il sole, ci sarà caldo, fresco alle 19 di sera. Grazie, mi raccomando, quindi... con le vostre previsioni meteo, ci contiamo. E poi sì. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare. Bene. Il 22 Bene. Alla White Grazie Run. Mille, in bocca al Grazie lupo e buon divertimento. Grazie. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità.